Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi, che è un caso speciale per due motivi. In primo luogo ho il nuovo sfondo. Finalmente sono riuscita a crearmi una zona in casa apposta per fare i video. Prima ero sul divano nel salotto di casa mia. In secondo luogo sarà un video su una storia vera che ha ispirato la serie TV The Watcher. Quindi preparatevi e iniziamo con il caso di oggi. If I had a potentially crazy person watching the house. We all have our theories, you know. High school kids, who knows? Per la storia di oggi ci troviamo nello stato del New Jersey, più precisamente nella città di Westfield, a circa 30 km da Manhattan. Westfield è una città molto tranquilla, la sua vicinanza con New York la rende la città ideale dove vivere, in particolare per persone che stanno costruendo una famiglia o hanno dei bambini. Ci si può godere la tranquillità e la natura del fuori città, ma rimanendo comunque molto vicini a una città così grossa e ben servita, ovviamente, come New York. E nonostante questa cittadina sia tuttora considerata una città molto tranquilla, perfetta dove vivere in serenità, è stata teatro in passato di vicende decisamente inquietanti, talmente inquietanti che hanno ispirato la serie di Netflix The Watcher. Io The Watcher ho finito di guardarlo letteralmente ieri e sapete quando alla fine di un film o una serie appare la scritta tratto da una storia vera? Io ogni volta che succede una cosa del genere vado subito poi a guardare su internet, insomma, la storia vera. E ho pensato appunto di raccontarvelo in un video. Ci troviamo nel giugno del 2014 e la famiglia Broaddus, composta da Derek e Maria, i genitori e i loro tre figli, dei quali non sappiamo niente, non sappiamo che faccia hanno nel nome, ovviamente per garantire la loro privacy. In ogni caso sono tutti pronti a trasferirsi nella loro nuova casa situata al 657 Boulevard di Westfield. Questa casa risale ai primi del Novecento ed è davvero bellissima, conserva tutta, diciamo, la bellezza architettonica di quegli anni. E Derek e Maria in realtà non riescono a capacitarsi di come siano riusciti a comprare questa casa a una cifra così conveniente, perché si tratta di un vero e proprio gioiellino d'epoca. La dimora è davvero enorme, ha in tutto tre piani, un seminterrato e un giardino enorme, perfetto per i loro tre figli. Con il fatto che sono riusciti ad acquistare questa casa ad un prezzo abbastanza conveniente, rimaneva ancora un po' di budget per effettuare delle ristrutturazioni all'interno della casa, perché ovviamente una casa bellissima però costruita nei primi del Novecento, quindi chiaramente gli spazi all'interno non erano proprio distribuiti in maniera funzionale o anche solo pensata appunto per la vita di adesso. Ovviamente il trasferimento non è immediato, vogliono terminare le ristrutturazioni prima di trasferirsi in pianta stabile lì. In ogni caso la famiglia passa comunque un sacco di tempo in questa casa, anche se non si sono ancora trasferiti in pianta stabile. Un giorno Derek stava tornando dal lavoro e ritirò la posta dalla cassetta delle lettere e insieme a normale altra posta c'era una busta che sembrava un po' diversa dagli altri. Derek, per qualche motivo, per il fatto che questa lettera, diciamo, saltava un po' all'occhio rispetto alle altre, decise di aprirla subito e ho tutte le trascrizioni di queste lettere inquietanti che questa famiglia ricevette, quindi ve le leggerò tutte in modo che possiate proprio avere il quadro generale della situazione. Carissimi nuovi vicini del 657 Boulevard. Permettetemi di darvi il benvenuto nel quartiere. Come siete arrivati qui? Il 657 Boulevard vi ha forse chiamato con la sua forza interiore? Il 657 Boulevard è stato oggetto di attenzione da parte della mia famiglia per decenni e dato che si avvicina al suo 110° compleanno sono stato incaricato di sorvegliare e aspettare la sua seconda venuta. Mio nonno si è occupato di osservare la casa negli anni 20 e mio padre ancora negli anni 60. Adesso tocca a me. Vi starete chiedendo chi sono. Ci sono centinaia e centinaia di auto che passano davanti al 657 Boulevard ogni giorno. Forse sono in una di esse. Guardate tutte le finestre che si vedono dalla vostra casa. Forse ci sono anche io. Guardate tutte le persone che passano ogni giorno davanti a una delle tante finestre del 657 Boulevard. Forse sono uno di loro. Lei ha dei figli, li ho visti. Finora credo di averne contati tre. Avete bisogno di riempire la casa con del sangue giovane che ho richiesto? È meglio per me. La tua vecchia casa era forse troppo piccola per la vostra famiglia che volete ancora
far allargare? Oppure è stata l'avidità a portarmi i vostri figli? Quando saprò i loro nomi, li chiamerò e li attirerò a me. L'autore di questa lettera conclude poi con una firma e si firma come The Watcher, che in italiano sarebbe l'osservatore. Come è comprensibile, Derek e Maria erano decisamente terrorizzati da questa lettera. Innanzitutto c'era evidentemente qualcuno che li stava osservando, sapevano che si erano appena trasferiti lì, sapevano anche che avevano 3 figli ed era chiaro che se non si fosse trattato di uno scherzo, chiunque avesse scritto questa lettera non stava bene. Decisero quindi di contattare i precedenti proprietari della casa, le persone da cui l'avevano acquistata, perché ovviamente nella lettera questo The Watcher fa riferimento al fatto che c'era suo nonno, suo padre, che per anni avevano osservato questa casa. La famiglia proprietaria prima di loro della casa era la famiglia Woods. Li contattarono, gli spiegarono la situazione e gli chiesero se avessero mai ricevuto quelle lettere, se sapessero anche solo chi fosse questo The Watcher. E la famiglia Woods disse che in 23 anni che avevano vissuto lì non era mai capitato di aver ricevuto una lettera del genere, fino a pochi giorni prima che vendessero la casa ufficialmente appunto a loro. Nella lettera c'erano scritte cose simili alla lettera che avevano ricevuto loro, e anche in quel caso il mittente si era firmato come The Watcher. Questa cosa ovviamente non fece stare per niente tranquilli Derek e Maria, anzi se possibile le loro preoccupazioni crebbero ancora di più, perché evidentemente c'era un qualche tipo di stalker seriale. Contattarono quindi la polizia, che però inizialmente non prese per niente seriamente la cosa. Infatti disse loro: guardate, probabilmente si tratta di uno scherzo. In quell'area, come vi dicevo prima, Westfield è una zona prettamente familiare, ci sono un sacco di famiglie con ragazzini di qualsiasi età. Quindi la polizia disse: probabilmente uno stupido scherzo di un figlio dei vostri vicini, vi hanno visto, insomma, magari qualcuno che abita di fianco a voi, vi hanno visto che siete appena arrivati, hanno visto i vostri figli, hanno pensato di fare questo scherzone. Ovviamente non può trattarsi di uno scherzo, non saremmo qua a parlarne, ma chiaramente al tempo era plausibile effettivamente questa versione, quindi anche Derek e Maria iniziarono a pensare che fosse uno scherzo e si tranquillizzarono. Ed effettivamente, almeno per i primi tempi, sembrava che si fosse trattato di un semplice scherzo. La loro vita continuò tranquillamente per un paio di settimane. Di lettere non ne ricevettero per un po' di tempo, fino a quando arrivò un'altra lettera, e a questo punto fu Maria a trovarla, non Derek. E questa lettera era, se possibile, ancora più inquietante della prima. Il 657 Boulevard è entusiasta del vostro trasferimento. Sono passati anni e anni da quando del sangue giovane gironzolava per i corridoi di casa. Avete già scoperto tutti i suoi segreti? Il sangue giovane giocherà ancora nel seminterrato? Oppure hanno troppa paura per andarci da soli? Fossi in loro, avrei molta paura. È isolato dal resto della casa. Se foste al piano di sopra, non li sentireste mai urlare. Dormiranno in soffitta? Oppure tutti al secondo piano? Chi ha le camere da letto che affacciano sulla strada? Lo saprò molto presto, suppongo. Sarà utile sapere chi dormirà in quale camera da letto, così potrò pianificare meglio. Ogni finestra e ogni porta della casa mi permette di osservarvi e seguirvi mentre vi muovete. Vi starete chiedendo chi sono. Sono The Watcher. Ho il totale controllo del 657 Boulevard da quasi 2 decenni ormai. La famiglia Woods ve l'ha venduta. Era il loro momento di andare avanti e gentilmente l'hanno venduta quando gliel'ho chiesto io. Passo lì davanti molte volte al giorno. È il mio lavoro, la mia vita, la mia ossessione. E ora lo siete anche voi, famiglia Broaddus. Benvenuti nel prodotto della vostra avidità. L'avidità è ciò che ha portato le 3 famiglie precedenti qui e ora ha portato voi. Buon trasloco e sappiate che vi terrò d'occhio. Firmato sempre The Watcher. Quindi, come avete visto, questa lettera aveva ancora più dettagli rispetto alla prima. Sapeva il loro nome, sapeva il nome dei proprietari precedenti, e la cosa più inquietante è che sembrava avesse perfettamente chiara la disposizione della casa. Sapeva che c'era un seminterrato, sapeva che c'erano delle camere da letto che affacciavano sulla strada e delle camere da letto che non affacciavano sulla strada. Insomma, era tutto molto inquietante. In più aveva fatto una sorta di minaccia velata, nel senso, aveva detto questa cosa di quando saprò chi dormirà dove, potrò pianificare meglio, come se avesse l'intenzione di fare qualcosa. In più, questo modo che aveva di riferirsi ai loro figli come sangue giovane, ovviamente è una cosa che farà gelare chiunque, figuratevi i loro genitori. Derek e Maria si rivolgono di nuovo alla polizia e finalmente la polizia inizia a prendere un pochino seriamente questa situazione. Iniziarono a interrogare e a setacciare la storia di ogni vicino dei Broaddus, questo perché avevano pensato ovviamente che si trattasse per forza di un vicino, sapeva più o meno la disposizione della casa, quindi magari era stato invitato da qualche proprietario precedente. In più sapeva il
soprannome sia dei Broaddus che dei Woods, dei proprietari che stavano lì prima di loro, quindi evidentemente era qualcuno che viveva nel quartiere. Purtroppo però, nonostante i tentativi e gli sforzi della polizia, non trovarono effettivamente niente. L'unico sospettato un pochino più plausibile, però anche lì non fu un sospettato basato su delle prove e dei fatti, ma semplicemente da delle dicerie di quartiere. C'erano infatti delle persone che vivevano in una casa vicino a quella appunto dei Broaddus, che erano una signora di 90 anni e suo figlio, che non era mai andato a vivere fuori casa. Questo signore, a quanto diceva, cioè insomma secondo le dicerie del quartiere, era un tipo un po' strano, un tipo molto solitario, una persona che nelle situazioni sociali sembrava sempre molto a disagio, però insomma non è sicuramente un reato essere un pochino più particolari, un po' diversi dalla norma. Quindi indagarono su di lui, non trovarono, diciamo, nient'altro su cui indagare, quindi le ricerche della polizia si interruppero un po' lì. Altra cosa che fece la polizia fu analizzare quella seconda lettera che era arrivata. A quanto pare sulla busta trovarono delle tracce di DNA che viene analizzato, non fu un DNA di qualcuno che era già inserito nel database, però era un DNA femminile. Anche lì questa informazione, insomma, bisogna prenderla molto con le pinze, perché era stata una lettera spedita, quindi immaginate dal secondo in cui una persona l'ha lasciata nella buca, insomma nel posto dove si lascia le lettere da spedire, a quando era arrivata a casa loro. Poteva essere stata toccata da centinaia di persone, di conseguenza quel DNA non era per forza riconducibile alla persona che aveva scritto quella lettera. In ogni caso quel DNA venne comparato a quello dei vicini di casa dei Broaddus e infatti non ci fu nessun tipo di match. In più quella lettera era stata postata da una città che si chiama Kearney, che è una cittadina circa 30 km da Westfield, quindi in realtà neanche così vicino, nel senso, com'era possibile che questa persona che abitava abbastanza distante da lì sapesse perfettamente tutto di quella casa, quella famiglia, eccetera. Anche qui è vero che è stata spedita da lì, ma la polizia pensò che magari questo The Watcher avesse semplicemente cercato di depistare la gente, magari abitava lì vicino ed era andato a spedire la lettera fuori in un'altra città. Nel frattempo, nella casa al 657 di Boulevard stavano continuando i lavori di ristrutturazione. La famiglia aveva deciso di cambiare molte cose all'interno della casa. E questa cosa tenetela a mente, perché la terza lettera che arrivò sembrava un chiaro riferimento ai cambiamenti che stavano facendo all'interno della casa, di nuovo cosa ulteriormente preoccupante. Questa terza lettera fu la più corta, la più breve, ma fu anche la più inquietante, perché sembrava che questa persona si riferisse appunto a questi lavori che stavano facendo in casa, cosa che non era deducibile da fuori, nel senso, sì, si vedevano dei muratori eccetera, ma voglio dire, potevano essere lì per aggiustare qualsiasi cosa all'interno della casa. Era strano che si sapesse che stavano facendo dei cambiamenti proprio alla struttura di questa casa. Il 657 Boulevard si sta rivoltando contro di me, mi sta inseguendo e non capisco il perché. Che incantesimo gli hai fatto? Era mio amico e ora è mio nemico. Sono io che comando, non è lui che comanda me. Mi opporrò alle sue cattiverie e aspetterò che torni ad essere buono. Non mi punirà. Mi rialzerò, sarò paziente e aspetterò che questo passi e che tu mi porti il sangue giovane. 657 Boulevard ha bisogno di sangue, ha bisogno di te. Lascia che il sangue giovane dorma al 657 Boulevard. Smettete di cambiarlo, lasciatelo in pace. Firmato The Watcher. Questa, a mio parere, è la lettera più inquietante per vari motivi. Anche qua ci sono degli indizi in più. La polizia iniziò a pensare che magari ci fosse qualche tipo di collegamento segreto all'interno di questa casa, magari un cunicolo, magari che collegava quella casa con un'altra casa. A quell'epoca non era poi così insolito che queste case fossero collegate da qualche tipo di passaggio segreto, ma non trovarono mai niente ovviamente per validare queste ipotesi. Un'altra cosa che viene detta nella lettera, cioè viene fatta una richiesta, lascia che sempre il sangue giovane, che sono sti poveri tre bambini, giochi nel seminterrato come facevo io. Ed è da questa frase che la polizia iniziò a pensare che magari a mandare le lettere fosse qualcuno che aveva effettivamente vissuto in questa casa. Spiegherebbe molte cose, il fatto che conoscesse così bene la struttura della casa, che sapesse più o meno la disposizione delle stanze e dei vari piani. Poi ovviamente fa la richiesta di far dormire i bambini in questa casa,
se già Derek e Maria non ci avrebbero dormito nemmeno loro, figuriamoci far dormire i loro figli dopo queste lettere. Altra cosa inquietante, ad un certo punto parla quasi di questa casa come se fosse una persona, cioè dice 657 Boulevard ha bisogno di sangue, come fosse il nome di una persona. Quindi la preoccupazione di Derek e Maria andò alle stelle, persero un po' di fiducia dalla polizia, che evidentemente non stava facendo grandi progressi a riguardo, quindi decisero di assumere degli investigatori privati e soprattutto di mettere veramente un impianto di videosorveglianza e di antifurto lungo tutto il periodo non solo della casa ma anche del giardino. Gli investigatori privati dal canto loro iniziarono ad appostarsi attorno alla casa per vedere se appunto magari riuscissero a notare qualcuno di sospetto, perché evidentemente se questa persona, che tra l'altro si chiamava The Watcher, l'osservatore, sapeva tutti quei dettagli, voleva dire che passava molto tempo a guardare la casa. E notarono una persona in particolare che sembrava effettivamente sospetta. C'era una macchina che si era fermata di fronte proprio all'abitazione e la persona che stava guidando quest'auto era rimasta lì dentro per parecchie ore. Quindi gli investigatori privati, che chiaramente non hanno il potere, tra virgolette, della polizia, contattarono la polizia, che arrivò e interrogò questa signora, si trattava di una donna. Questa signora disse di essere la fidanzata di un'altra persona, di un altro signore, che abitava nello stesso isolato dei Broadus, e la polizia decise di indagare su questa persona per vedere se effettivamente c'era sto signore che viveva lì, eccetera. E viene fuori una cosa inquietantissima, che la polizia continua a credere tuttora che si sia trattata di una coincidenza. Io non credo tanto nelle coincidenze, dirò questo, poi ovviamente tutto è possibile. Questo altro signore in questione, forse è più giusto chiamarlo ragazzo, quest'altro giovane in questione, di cui non sappiamo niente, né nome eccetera, era un ragazzo estremamente appassionato di videogiochi e di giochi online che si fanno al computer. Non sono proprio espertissima, sono quasi sicura che abbiano un nome, non lo so, giochi online al computer. Ok, giochi di ruolo. E fin qui tutto ok. Ma il gioco più giocato in assoluto da questo ragazzo era, come vi dicevo, un gioco di ruolo. E questo ragazzo, l'avatar, diciamo il personaggino creato da questo ragazzo, si chiamava The Watcher. E la cosa più assurda è che la polizia lo contattò e lo chiamò per fare un interrogatorio. Questo ragazzo non si presentò mai all'interrogatorio. E la polizia pensò semplicemente di dire, vabbè, evidentemente non c'entra proprio niente, passiamo oltre. Lo so che sembra una presa in giro, esattamente, cioè vi giuro esattamente quello che è successo. Questo ragazzo non si presentò all'interrogatorio, la polizia disse vabbè, passiamo oltre. In più c'è anche ovviamente da considerare, cioè spezzando una lancia a favore della polizia, c'è anche da considerare che non avevano effettivamente elementi per magari portare l'indagine verso questo ragazzo a un livello superiore. Nel frattempo i Broadus non ce la facevano più, non si sentivano per niente tranquilli, quindi misero in vendita la casa. Il problema era che questa notizia delle lettere aveva iniziato a girare e ovviamente nessuno aveva intenzione di acquistare una casa che era stata presa di mira da uno stalker. Evidentemente però io penso che questa pausa, tra virgolette, delle lettere sia dovuta al fatto che hanno messo questo sistema di videosorveglianza molto avanzato, molto sicuro. Però, a prescindere da quale sia la motivazione, per un bel po' di anni da questo punto in poi non arrivò più nessuna lettera. L'altra lettera arrivò, infatti, guarda caso, nel 2017, quando i Broadus non riuscirono a vendere la casa, ma riuscirono ad affittarla ad un prezzo stracciato, perché per cercare di convincere qualcuno ad andare a vivere lì. E questi nuovi inquilini tolsero le videocamere di sorveglianza, non si sentivano a loro agio, cosa che posso anche comprendere. E in questo momento arrivò un'altra lettera, cosa che provò non solo il fatto che The Watcher era ancora in giro, ma che continuava ad avere il perfetto controllo della situazione, perché nel momento in cui tolsero le videocamere, lui mandò un'altra lettera, quindi vuol dire che in tutto quel tempo aveva continuato a tenere d'occhio la casa. Questa nuova lettera, vi avviso che sarà l'ultima, fortunatamente per gli inquilini di questa casa, ed è forse quella un pochino più svarionata, cioè, non so, ci sono molte cose che non si capisce molto bene cosa stia intendendo. Vi chiedete chi sia The Watcher? Giratevi, idioti, forse avete parlato con me, uno dei cosiddetti vicini che non ha idea di chi possa essere The Watcher. O forse lo sapete e avete troppa paura di dirlo a qualcuno.
Ottima mossa. Sono passato un sacco di volte accanto ai camion dei notiziari quando hanno occupato il mio quartiere e mi hanno preso in giro. Ho guardato mentre tu osservavi dalla casa buia nel tentativo di trovarmi. Telescopi e binocoli sono invenzioni meravigliose. Il 657 Boulevard è sopravvissuto al vostro tentativo di assalto e ha resistito con il suo esercito di sostenitori che ne sbarravano i cancelli. I miei soldati del Boulevard hanno seguito alla lettera i miei ordini, hanno portato a termine la loro missione e salvato l'anima del 657 Boulevard. Evviva l'osservatore! Forse un incidente d'auto, forse un incendio, forse qualcosa di semplice come una lieve malattia che sembra non passare mai, ma che ti fa ammalare giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno. Forse la morte misteriosa di un animale domestico. Le persone care muoiono improvvisamente. Aerei, auto e biciclette si schiantano, le ossa si rompono. Firmato The Watcher. Questa lettera, sempre che non si tratti di uno scherzo, prova che avevano tutti ragione, si trattava di qualcuno che viveva lì e si trattava di qualcuno che nel mentre questa cosa aveva fatto notizia, quindi c'erano i notiziari, gli inviati con le telecamere lì intorno, si era preso gioco di tutti, cioè aveva continuato a passare tranquillamente in mezzo a queste persone, magari come dice lui aveva parlato effettivamente con la famiglia, aveva continuato a fare la sua vita tranquillamente come se nulla fosse. Dopo questa lettera, gli inquilini che avevano affittato, ovviamente, se ne andarono a gambe levate e purtroppo in tutto ciò, che sembra una situazione davvero da film, infatti ci hanno poi fatto una serie, anzi ci hanno anche fatto un film che voglio vedere perché mi sto appassionando molto a questa storia, però i poveri Broadus, cioè Derek e Maria, cioè mettetevi nei panni di queste persone, adesso non vivevano più lì, quindi evidentemente non avevano più paura per la loro incolumità, ma erano persone che per acquistare quella casa comunque avevano fatto dei sacrifici, hanno acquistato un immobile a una certa cifra che adesso aveva totalmente perso almeno la metà del valore che avevano pagato loro. Quindi non si tratta solo di una questione di incolumità, ma anche di una perdita sostanziosa di soldi da parte di questa famiglia. The Watcher andò in silenzio stampa. Nel 2019 finalmente i Broadus riuscirono a vendere la casa a $900,000, che è meno della metà rispetto a quello che avevano pagato. E piccola curiosità da fine video, mentre mi stavo informando sulla vera storia appunto che ha ispirato The Watcher, ho letto un articolo, cioè adesso questa casa è abitata da una nuova famiglia, non so i dettagli ovviamente perché giustamente non li hanno resi pubblici, ma il proprietario della nuova casa ha rilasciato un'intervista anonima, nel senso che sono andati a fargli qualche domanda e ha detto di non aver mai ricevuto una lettera del genere, ma che non è mai riuscito a guardare né lui né la sua famiglia né The Watcher la serie TV né The Watcher il film, proprio perché chiaramente, cioè giustamente non è, cioè ti inquieta un attimino se vivi in quella casa, vedere la storia della serie TV eccetera, nonostante abbia detto che lui creda al 100% che si fosse trattato di uno scherzo di qualcuno, cosa che, cioè sono sicura che lo creda effettivamente, perché altrimenti non riuscirei mai a vivere in una casa dove è successa una cosa del genere, a meno che ovviamente io non sia fermamente convinta del fatto che si fosse trattato solo di uno scherzo. E un'altra cosa che mi sembra molto strana, però ovviamente non lo so, però mi sembra molto strana, è che data la mediaticità di questo caso, ok, perché è stata talmente conosciuta come cosa che ci hanno fatto ovviamente dei film e delle serie, nessun mitomane abbia mandato delle lettere. È noto questo indirizzo? È nota questa casa a tutti? Mi sembra strano che, non il The Watcher vero, ma mi sembra strano che con tutti, insomma, le persone di me che ci sono in giro, nessuno abbia continuato a mandare le lettere per conto di qualcuno, cioè nel senso fingendo di essere qualcun altro. Cioè abbiamo visto su questo canale casi di persone scomparse con gente proprio schifosa, cioè al fondo della catena animale dell'universo, che mandavano lettere fingendo o di essere la persona scomparsa o di essere il rapitore, che facevano chiamate e cose del genere. In quasi tutti i casi ci sono episodi del genere. Mi fa strano che su un caso del genere nessun mitoma abbia mandato una lettera o cose del genere. Però ufficialmente non sono più arrivate lettere. Per ora il caso di The Watcher continua a essere un caso irrisolto, un caso ancora aperto. Io sinceramente sono molto convinta che sarebbe valsa la pena indagare un pochino di più su quel ragazzo e sulla sua fidanzata. Perché va bene tutto, le coincidenze, ok,
però meritava, cioè era una pista che secondo me avrebbe meritato un pochino più di approfondimento. Come al solito fatemi sapere cosa ne pensate del caso nei commenti. Avete già visto The Watcher? Conoscevate già la storia vera? Insomma, fatemi sapere nei commenti. Ditemi anche se vi è piaciuta la serie, che ho un po' di opinioni anche su quello. Grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, spero anche che la nuova postazione vi piaccia, a me piace molto. L'audio spero che vada bene, c'è un pochino più di... perché è una stanza un po' più grande, quindi rimbombo un pochino di più, ma ho già comprato dei tappeti da mettere sul muro che c'è di là, così dovrebbe aumentare ancora di più la qualità dell'audio. Mi raccomando, se volete sostenere il canale, iscrivetevi, lasciate un mi piace, un commento, mi trovate anche su TikTok come Eli in Crimeland e su Instagram come Eli Capano. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo video.